Bella a tutti, qui è Venio e benvenuti alla seconda puntata del mio Let's Play Multiplayer su FTB Ultimate. Siamo sul nostro piccolo server privato, solo noi due. Come vedete abbiamo già più materiali dell'altra volta. Abbiamo fatto un piccolo coso qua, un macerator e un electric furnace fatte tutte e due da lui, più con cavi di copper, batbox, cavi d'oro, MFE, poi cavi qua e quattro pannelli solari mi sembra. Io non ci sono stato molto sul server in confronto a lui, ho solo fatto questo, che ora farò dei cavi. Abbellisco un po'. Ecco fatto, ora basta solo prendere un po' di marmo e chiudere il buco. Perfetto. Abbiamo anche questa fatta da lui. Poi qui è tutto finito, bene. Andiamo a controllare la turtle, già che ci siamo. E vediamo un po' qua le mini coltivazioni, o cioè le ingrandirò adesso. La turtle non dovrebbe essersi fermata perché ha un chunk loader di fianco, quindi sarebbe strano se cioè fosse bloccata. Forse avrei dovuto andarci di giorno, ma vabbè. Oddio! No! Ah, sono allo spawn. Aspettate un momento che torno sul posto a prendere le mie cose. Ok, eccomi qua di nuovo con le mie cose. Ancora tutto, volendo. Comunque, questa si è fermata ancora e non so perché. Non ha finito il carburante. Prendo su un po' di roba qua intorno, già che sono qua. Vediamo un po' del piombo, mi serve abbastanza, quindi lo prendo su. Nient'altro di... Vabbè, le altre cose che mi interessano sono lontane. Quindi, già che ci sono, mi teletrasporto da lui.
Vado dentro. Va. Ora che abbiamo, vabbè, che siamo morti, bisogna fare un grind. Boh, io pensavo di il punto, vabbè, dopo glielo dico, quindi io pensavo di fare qualcosa così. E di attaccarlo a questo. Perché poi voglio attaccarlo abbastanza bene. Quindi vorrei far arrivare questi cavi fin qua nella casa, cioè da sotto, già che ci sono, faccio direttamente. Anche se non credo si possa. No. Magari un po' più in lì. Questo sbuca fuori perfettamente circa. Sì, dai. Anzi, se io metto la lapis, se io mettessi il macchinario qua, mi facessi arrivare il cavo da qui. Sì, va bene così. Quindi si può fare anche.
Al massimo che prendo qua un po'. Facendolo passare per così. Sì, così va abbastanza bene. Ora solo un momento perché devo controllare la ricetta del macchinario che voglio fare. Niente, ho cambiato idea. Per ora lasciamo qua il cavo. Comunque abbiamo una fonte di energia, di factorization, qua, pronta per l'uso. Quindi adesso metto un po' a posto qua. Scusate, ma con questa mod non, cioè, non ci ho mai giocato prima. Sì, non ho mai giocato prima con Factorization. Penso che per ora faremo dei barrel. Mi crafto un'ascia di rubino. Se c'è legno. Non abbiamo legno. Ah, ecco. Qua lui farà un engine, mi sa. Butto giù quest'albero. Magari anche questo. Torno. Quindi faccio un barrel, mi sa. Sbagliato ricetta, così, sì. Per ora dovremo mettergli la roba dentro automaticamente, cioè a mano. Sì. Quindi prendo tutta la cable che ho. Non molta, strano. E la metto qua dentro. Boh, lui sta cercando di fare una cosa automatica.
Quindi boh, finché non mi faccio venire un'idea, guardiamo qua la cosa che sta facendo lui. Quindi mi pare che faccio andare la stone. Ecco, dovrebbe essere aspirato per andare qua. Ora va lassù, abbastanza lentamente. Io li sostituirei con tubi d'oro, vabbè. Va nel lotter. E qua si ferma perché, vabbè, sta facendo qualcosa. C'è abbastanza bello. Scusate. Quindi mi serve un pezzo di carbone. Vabbè, qua è finito e diventa di nuovo tipo. Bene. Sì. Ho un'idea. Vediamo se va. Quindi se io faccio così. No, non ho abbastanza legno. Mi manca il legno. Metto giù quell'albero lì. Comunque, quando cominceremo, penso che adesso andrò nel Nether, a fare una piccola base con un magmatic engine e una pompa. Sì, dovremmo. Sì, lì prendere della lava e generare energia con il magmatic engine. Quindi se io faccio
qui no. Deve essere sparto da lui. Ok, là non va. Lo dovevo mettere per forza sull'engine. Quindi devo fare un pistone, serve un ferro, uno di questi, il legno ce l'ho, il cavo ce l'ho. Poi com'è che andavano? Gli hanno cambiato la texture. Poi dov'è? Ecco. Ok. Engine. Perfetto, ora solo una leva con un bastone che io non ho. Ok. Quindi ora io se io prendo via metà di questi. Sì, dovrebbe cominciare a continuerà un momento da solo. No, non va bene. Ho un'idea per mettere a posto però. Quindi, aspettate un momento. Se io metto il tubo qui. Poi faccio uno di questi qua d'oro. E lo metto qua. Poi metto questo qui. Metto il redstone engine. Qua. Non so se interferirà con... No, non interferisce. Perfetto. Ora andrà nell'hopper e da lì, insomma, per tutto il giro. Anche togliamo questo. Perfetto, funziona. L'unica cosa è che ci sarà sto chest qua in mezzo all'aria qua. Comunque mi va bene. Beh, io direi che è perfetto. Si svuota. Questo è un vantaggio di vivere in questo posto. C'è cibo praticamente infinito. Quindi io adesso molto in fretta. Faccio così. Nei pezzi dove non passa niente. Ecco fatto.
Ora dovrebbe andare più veloce la roba. Sì, ci vorrà un po' prima che... Cioè, una macchina... Da questi si può... Perché non va qui? Perché non va più? Vabbè. Ci penserò la prossima volta che... Comunque non preoccupatevi per questo, i redstone engine non esplodono finché hanno qualcosa a cui dare energia, quindi non c'è pericolo. Comunque io penso proprio che questo sia tutto per questa puntata, quindi lo so che non ho fatto molto, ma insomma alla fine abbiamo tutta questa cosa qua. Sì, io dico che è molto, molto interessante, molto bello. La prossima volta andremo nel Nether. Faremo uno di questi, Magmatic Engine. Sì, vabbè. Faremo delle tank. Avremo energia per la Buildcraft e potremo cominciare a fare qualcosa di interessante anche con la Buildcraft. Non mi convince avere questo cavo in casa così. Massimo che potrei fare che tipo buca qua così ed sì, lo lascio lì. Comunque questo è tutto. Se avete consigli su cosa fare nelle prossime puntate scrivete nei commenti.